Allora, questo video non era previsto. Ho azzerato i punti della mia patente. Come hai finito i punti della patente? Ne avevo addirittura 27, li ho azzerati e persi tutti. Non sono andato in giro impennando, facendo casino, eccetera. Alle 3 di notte, neanche in centro abitato, proprio non c'era nessuno. Una rotonda. Io, ovviamente, per fare il figo, l'ho fatta abbastanza velocemente. E quindi, dato che c'era il poliziotto accanto, ovviamente non l'ho visto, mi hanno fermato e mi hanno detto: guarda, che stai facendo guida pericolosa. La guida pericolosa sono 2 punti dalla patente, però di notte sono 5 punti dalla patente, e da neopatentato sono 10 punti in una sola multa. Poi ho preso un'altra multa quando stavo andando su per i colli con l'auto. Non ho mai superato il limite di velocità, però mi hanno visto che andavo velocemente. E quindi è successo che c'era un poliziotto dall'altro lato della strada, senza alcun tipo di strumentazione, senza aver controllato a quanta velocità stessi andando, che mi ha visto, si è segnato la targa finché andavo su e mi ha segnato non solo che stavo andando veloce, ma che avevo superato leggermente la striscia continua. E così facendo mi ha dato 5 punti più 2 punti per aver superato la striscia continua. Mi hanno mandato la multa a casa direttamente e non erano 7 punti, erano 14 punti. Quindi io nel giro di 2 settimane ho perso 24 punti tutti assieme. E quindi mi si sono azzerati i punti della patente e mi è venuto l'avviso che ti dice: guarda che hai azzerato i punti. E io lì ho detto: oh cazzo, e quindi non posso più guidare. Ma quindi tu stai girando senza patente? All'inizio pensavo che non potessi più guidare, e invece ho scoperto che puoi guidare prima di fare la revisione. Quando poi passi la revisione, poi te la lasciano la patente. Però non dovresti prendere multe con punti. Non dovresti prendere multe, punto. Solo che sei costretto a fare la revisione della patente. Devo rifare l'esame teorico e pratico. Oh, cazzo. E la revisione della patente, se tu non la passi, che sia la teoria o che sia la pratica, ti revocano la patente. Non puoi più guidare e devi rifare tutto da zero, e riparte da zero il neopatentato. Quindi mi finirebbe il neopatentato a 25 anni, quando io ho preso la patente a 16 anni. Quindi solo perché il neopatentato inizia quando fai la patente B, quindi non quando prendi la moto, io non passando la revisione fino a 25 anni non potrei superare i 100 km orari in autostrada. Oggi perché è un giorno particolare? Abbiamo Phil che fa la prova del quiz. Ho fatto l'esame di teoria. Cioè, non mi sono preparato. Nel senso, non ho fatto mille quiz. Non va bene, adesso faccio il ripasso. Puoi fare al massimo 3 errori. Con 4 errori sarai bocciato. Ho studiato, ho fatto un errore di media. Intanto pensavo di essere con tutti i ragazzi di 16-17 anni che devono fare l'esame di teoria. E invece, per fortuna, ci vanno solo le persone che devono fare la revisione. Così almeno non ti senti tipo osservato da chi è un pochino più piccolo. Io mi immaginavo sicuramente, mi sedevo con tutti i ragazzini che mi guardavano e dicevano: ma quello è Phil. Finché facevo l'esame non era proprio il massimo. Ci siamo trovati in 7, mi sembra, chi faceva l'autista di 65 anni e che se perdeva la patente non lavorava più. Gente come una maestra di italiana e storia che a causa di un incidente le era stato imposto di fare la revisione. E poi c'ero io, uno stronzo che fa lo youtuber. Arriviamo là alle 10 meno un quarto. Ci fanno rimanere fino alle 10:40 fuori al freddo con le porte chiuse finché nevicava. Tra l'altro, prima di entrare serviva questo foglio, quelli dell'autoscuola. Io nell'ansia me lo sono dimenticato. Arrivato lì, vedo tutti quanti con questo foglio qua. E io dico: oddio, non ho portato quel foglio. Però già mi è salita l'ansia per quello. Mi è salita l'ansia per gli altri che hanno detto che avevano studiato benissimo tutto quanto. Ho chiamato mio padre: mi mandi la foto. Mi manda la foto, ma avevo il telefono in non disturbare, quindi non ricevo la notifica. E dico: oddio, oddio, che... Ero iniziato a mettermi in ansia. Alla fine non me lo chiedono neanche. Aprono, ti mettono davanti a questo schermo tremendo che tipo sembra del paleolitico. Però è touch. Miracolo, mi ha sorpreso sta roba. Schermi touch in motorizzazione di Padova, assurdo. Al termine della prova ci fanno uscire. Io e la maestra eravamo tipo: oddio, che cosa ho risposto? Che cosa hai risposto? L'autista e l'altro che dicevano: no, sì, vabbè, io sono passato, ma sono tranquillissimo. Torniamo dentro e iniziano a dire persona per persona quanti errori abbiamo fatto. E lì inizia l'ansia. Il primo signore, più gasato di tutti: ah, io sono passato, sono tranquillissimo, ma è stato molto più facile del previsto. Lei ha fatto 5 errori. Il massimo è 3. E lui è rimasto zitto,
Non ho neanche visto la sua faccia perché era dietro di me. Mi sono sentito veramente male per lui. Passano all'autista, il povero Cristo di 65 anni che fa solo quello di lavoro. Gli fanno: lei signore ha fatto 10 errori. Ho visto anche che faceva un po' fatica a leggere, poverino. Un po' mi dispiace anche perché è il suo unico lavoro. Quindi non ho idea di come faccia e mi dispiace un sacco. Dopo queste due persone toccava a me. Io ho detto: caspita, se loro che sono quelli che erano più convinti hanno fatto questi errori, mi dirà hai fatto 5 errori. Dopo che penso questa cosa, fanno: tutti gli altri sono passati all'esame. E io, madonna, stavo per svenire. Tra l'altro ricordo che all'epoca, quando sono andato a fare l'esame di teoria per il 125, quando mi hanno detto che ero stato promosso, per dirtelo ti dicono idoneo. Io non sapevo cosa volesse dire idoneo. E quindi quando hanno fatto tipo il nome, come a scuola che ti dicono il nome nel registro di tutti quelli che hanno preso il voto, arrivano a me e fanno: Candotti, idoneo. E io tipo non sapevo cosa volesse dire. E quindi ero rimasto là tipo: ma sono stato bocciato o no? E quindi esco che ero tutto tipo terrorizzato da mia mamma. E mia mamma fa: ma com'è andato l'esame? E io: idoneo. Sei passato. E io: ah, che bello. Avrò l'esame i primi di marzo, che quella è la prova decisiva. Ti diremo quando arriverà. Sì, va bene. Come siamo nati? Sembravi un neopatentato che stava facendo l'esame. Meno male ti avevo detto: metti la quarta spesso, rettilinei enormi in terza. Madonna, gli ho detto: te invece in terza 75 all'ora. Il contrario. Tutte strade interne di campagna, ma strette, tutte. Madonna. Io ero il vecchietto di turno. Tu mi fai. Sì, ma facciamo finta. Ma sì, vabbè, ma non esagerare. Se tra di voi ci sono persone che devono fare l'esame, fate un botto di quiz. Scaricatevi l'app del quiz patente, che è questa qui. Una volta che si fanno 0 o un errore di media per tipo 4-5 volte consecutive, secondo me lì si può stare molto più tranquilli, piuttosto che studiare solo dal libro e non tutte l'ultima settimana che ho fatto io. Quindi non fate come me, fate un botto di pratica. Buona fortuna a tutti e basta, ci vediamo presto. Devi essere prudente. Sì, e capito, quindi non mi metti a quarta, cazzo. Madonna, metto aiuto.